Il pendolo di Foucault dal sito Ludwig Maximilian dell'Università di Monaco. Prima di iniziare vi ricordo che sul fantastico indice alfabetico a cui si accede attraverso il sito web www.tinelli.eu trovate un sacco di voci sul pendolo di Foucault oltre a l'effetto Coriolis e il giroscopio. Inoltre avete a disposizione anche Coriolis, pendolo e giroscopio playlist completa. Non dimenticate che i video sono di libero riutilizzo e che Canal 104 Plus non può essere monetizzato. Pertanto potete regalarmi un po' di energia monetaria anche col semplice valore di una buona tazzina di caffè o regalandovi i libri Il Risveglio pubblicato nel 2019 o Il Secolare Nuovo Ordine del Mare uscito lo scorso mese di settembre 2024. Tutti i fanatici religiosi eliocentrici, quando affermo che la Terra è ferma e non si muove, dicono che il pendolo di Foucault, che tutti conosciamo, dimostra che la Terra gira. Beh, prima dovreste farvi una bella carrellata su indice alfabetico, sui video che ho pubblicato negli anni, dove si evince chiaramente che è un fallimento totale. Quello che insegnano nella scuola obbligatoria non è sempre vero. Dovreste notare che fra le frasi che hanno citato Copernico ed altre persone che sono vissute prima di Foucault riguardo la rotazione della Terra, Einstein è arrivato dopo Foucault. Perché avrebbe affermato che non esiste alcun esperimento che possa dimostrare che la Terra si muove se sapeva del pendolo di Foucault? Doveva assolutamente saperlo. Anche voi sapete del pendolo di Foucault? O credete che Einstein non lo sapesse? E ancora una volta andiamo a scorrere le pagine ufficiali del sistema. Esistono ovunque i pendoli di Foucault, giusto? E questi pendoli sono attaccati sopra la presupposta rotazione della Terra, che ruota ogni 24 ore o fa un giro ogni 24 ore. Ma la Terra gira anche attorno al Sole una volta all'anno e il Sole ruota insieme alla galassia e la galassia si sposta in giro per l'universo e sappiamo, secondo i numeri, che ci muoviamo a 3,5 milioni di chilometri orari, più o meno. Tutti questi sono movimenti locali, ma il pendolo di Foucault li ignora tutti. E ne rileva solo uno? Riconosce solo la rotazione della Terra? Eppure rimane miracolosamente sempre allineato con il resto dell'universo? Voglio mostrarvi dal sito Ludwig Maximilian dell'Università di Monaco la pagina live stream, dicono, del pendolo di Foucault tradotta automaticamente in lingua italiana. Vi lascio il link in descrizione. Qui sotto vedete un sacco di istantanee e potete vedere il pendolo che effettivamente si muove attorno in questo piccolo riquadro. Ripetiamo alcune cose che magari la gente non conosce veramente. Quante volte gira la Terra? Gira una volta in un giorno, giusto? Ma per i sostenitori della pseudoscienza è indispensabile rifare un sacco di ulteriori equazioni matematiche in modo che possa effettivamente avere ragione. Infatti, se leggiamo qui, la direzione del piano di oscillazione di un pendolo rispetto alla Terra ruota con una velocità angolare proporzionale al seno della sua latitudine. Quindi 1 a 45 gradi ruota una volta ogni 1,4 giorni e 1 a 30 gradi ogni 2 giorni. Quindi ci vogliono 2 giorni per fare un giro completo? Ma la Terra impiega un giorno. Andiamo a leggere un po' più avanti. Qui dice che molte persone trovano difficile comprendere il fattore seno, il che spinse Foucault a concepire il giroscopio nel 1852. Che senso ha il giroscopio rispetto al pendolo? Vi ricordo di prendere visione sulla pagina indice alfabetico di tutte le voci che vedete su questa schermata. Fermate il video e cercate quelle che più vi interessano. Leggiamo più avanti. Un pendolo di Foucault è difficile da installare perché una costruzione imprecisa può causare ulteriori virate che mascherano l'effetto terrestre. La resistenza dell'aria smorza l'oscillazione, quindi i pendoli di Foucault nei musei di solito incorporano un azionamento elettromagnetico o di altro tipo per mantenere il pendolo in oscillazione. Lo ammettono loro. Eppure i sostenitori del globo mi hanno insultato quando ho pubblicato il video «Pendolo di Foucault e l'inganno del motore elettrico», dove affermavo questa semplice verità. Aggiungo, ma se il pendolo di Foucault si muove grazie alla rotazione della Terra,
perché mai avrebbe bisogno della spinta iniziale. Ma se l'aria smorza l'oscillazione, come fa ad oscillare quello mostrato nel sito? Ovvio che sono immagini generate da un computer grafico. Ma perché il pendolo di Foucault non funziona se la palla è di legno? Ma perché il pendolo di Foucault cambia senso di rotazione durante l'eclissi? Mistero della fede. Gustatevi, Coriolì, pendolo e giroscopio playlist completa e scoprite quante frottole ci iniettano nel cervello quando siamo ancora piccini affinché crescendo diventa un credo. Ma credere è nemico di conoscere. Un saluto.